Azza, e mo la mano, c'è la Oh, sedia rotta. io so. Eh sì, quella sì. E ci ho messo la mano proprio in mezzo. E che c***o, c'è proprio sto video, se per caso parti e vai da qualche altra parte, ti vuoi portare dietro la c***o. Sì, titolo è. Ma no, titolo che mi devo ricordare io Ah, che queste ok. c***o. Oh, finalmente in vacanza, mamma mia, non ce la facevo più. Oh, ma dopo questo lungo viaggio, direi che ci guardiamo una bella serie. No, la serie su questi no, non si può. Vediamo un po'. Sì! Eccola qui. Si può. Vediamo come. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della TuttoTech. Continuiamo la saga della Fire Stick e come avete visto nello sketch iniziale, se per caso siete in vacanza e quello che vi propongono in televisione è un qualcosa che è pesante, che non vi piace, potete tranquillamente portarvi dietro la vostra Fire Stick di Amazon e poter continuare a guardare ciò che guardavate a casa. L'unica cosa che vi serve è una connessione Wi-Fi alla quale poter collegare direttamente la vostra Fire Stick. Detto questo, vi chiediamo di iscrivervi al canale e Attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video in uscita e di lasciare un bel mi piace, mi raccomando. costa niente, dai. Bando alle ciance, La sigla! sigla! Ragazzi, semplicissimo, vi basterà avere un televisore con un ingresso HDMI, quindi attaccarlo. E una presa di corrente per attaccare la nostra bella spina. E naturalmente una connessione Wi-Fi. Per l'installazione, poi vi rimandiamo alla scheda del video che vi abbiamo già pubblicato. Vediamo se funziona. Dopo aver semplicemente collegato l'HDMI e la nostra presa, aver fatto le impostazioni del Wi-Fi, eccoci qui. Siamo già pronti. Abbiamo visto insieme che cosa fare per potersi portare in giro la nostra bella Fire Stick, quindi proseguiremo su questo filone in quanto abbiamo visto che sta avendo un buon riscontro anche da parte vostra. Curiosità. Ecco una cosa, ricordatevi, tutti i video che noi facciamo possono sembrare anche stupidi, semplici, veramente banali, però ricordatevi sempre, chi di noi o chi di voi, perché noi comunque per l'amor del cielo stiamo ancora imparando, ma chiunque stia guardando un video, anche che banale che sia per altre persone, tenete presente che ce ne sono altre che sono neofiti, cioè anche semplicemente configurare il dispositivo Alexa. Per parecchi è una cavolata, l'attacco fa tutta la procedura praticamente da solo, vi dice cosa fare e va bene, ma c'è chi invece attacca la spina e va in pallone. Ci è capitato ancora di rispondere a persone che ci chiedono ad esempio le luci che ci sono sul dispositivo Alexa, che cosa sono. Però per l'amor del cielo, cioè, se quella persona non lo sa Si e chiede fa, si fa. aiuto, perché dirgli di no? Tutto qui, era solamente una parentesi per dire. Siamo partiti anche noi come neofiti, quindi cerchiamo di avere un po' di pazienza e aiutiamoci tra di noi, visto che siamo una grossa community. Questo video è tutto, ragazzi. Ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi! Ciao.